Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars Cina. Oggi cominciamo subito con questo nuovo avviso. Che diavolo è questo brawler? Beh, ve lo spiegherò ovviamente durante il corso del video di oggi. Trattasi di una nuova super skin. Io so che le skin mi piacciono particolarmente, come questa qua di Colt, su cui ho già realizzato un video, che è questo qua. Ve l'ho sbloccato, andatelo assolutamente a vedere. Vi anticipo che questa skin, a differenza di quella di Bo, che avevo visto sempre nel video che vi ho menzionato prima, non si può provare liberamente, non si può giocare liberamente. Ma per questo video, ragazzi, mi sono superato. Leggendo i vostri commenti, ho trovato una ragazza di nome Kate che gioca direttamente dalla Cina e mi segue, ragazzi. È fortissima, ve la farò vedere tra poco, e ha un sacco di amici cinesi con le peggio skin, tra cui questa nuova skin di Ems. Sì, è una skin di Ems. È stata così gentile da farmi realizzare una clip da questo ragazzo che aveva sbloccato la skin, a cui reagiremo subito. Non prima però di avervi chiesto almeno 4000 like, perché dietro questo video, ragazzi, c'è un po' di organizzazione. Non è che ci siamo messi qua a registrare, a fare, a brigare. Anche perché alla fine di questo video ci sarà una sorpresa. Quindi andiamo a fare la reaction. Ok, vediamo un pochettino questo video che mi hanno mandato. Allora, questo è il profilo del giocatore. 18 win streak, gli mando un saluto. Io, ragazzi, ovviamente non so pronunciare il suo nome. Già la Ems base con quelle ali è bellissima. Ma questa skin, signori, ma di cosa stiamo parlando? Ma guardate che bella che è. Sentite anche gli effetti sonori di questa clip, ragazzi, assurda. L'ha fatta al 30 la Ems e ce l'ha maestria 1, quindi da un po' che non la gioca, infatti ha 600 coppe. E la sta facendo girare, così ce la fa vedere un po' in tutti i suoi dettagli. Cioè è un altro brawler praticamente, non è più Ems, cioè sembra una fata praticamente. E che bello anche il fatto che tutto lo sfondo cambia, ragazzi, e diventa a tema con questa skin. Che figata pazzesca. Cioè è un altro brawler completamente. Queste skin cinesi portano veramente il brawler su un altro livello. Vediamola in campo di prova. Allora, vediamo un po' come si muove. Come sempre tutte queste skin sagittali sono pazzesche, ragazzi. Hanno un movimento proprio completamente diverso. Cioè un ingombro in campo completamente diverso. Vediamo un po' il colpo. Vabbè, cioè ragazzi, già il colpo, non oso immaginare il resto. Guarda i dettagli di quando scoppiano le bolle. Cioè qualcosa di assurdo. Vediamo caricandosi la super cosa succede. Ok, ha la super pronta. Vediamo un po'. Attiva la super, vabbè, ciao. Ciao proprio, con tutta l'acqua, perché giustamente è una skin sagittale che rappresenta il segno zodiacale dell'acquario, ragazzi. E vediamo un po' cosa c'ha il gadget. Anche il gadget personalizzato, ragazzi. Ha il gadget della respinta personalizzato. Fa questa piccola ondina. Che sembra una cavolata, ma il gadget personalizzato nessuna skin in Europa ce l'ha, ragazzi. E cambia gadget perché probabilmente anche l'altro gadget è personalizzato. Vediamolo subito che cosa succede. Ovviamente le star power non hanno effetti visivi. Vediamo un po' cosa ci fa vedere adesso, ma posso solo immaginare, perché addirittura il colpo del gadget da noi in Italia cambia, tipo arancione lo spray, quindi qua figuriamoci. Vediamo un po', attiva il gadget, spara e vediamo un attimo. Wow, regà, quelli sono tipo le animazioni alla kill, ma che roba devastante è? Ma che cosa mi stai dicendo? Ma è troppo broken sta cosa, ragazzi. Perfetto, ragazzi. Quindi, una volta fatta la reaction, adesso ho una sorpresina per voi, come vi dicevo. Vediamo un po'. Opa, ragazzi, eccola qui. Ragazzi, ma è assurda, è bellissima. Guarda che roba. L'animazione è fantastica. Ma proprio l'animazione come sta in lobby, ragazzi. E allora, facciamo un attimino due ringraziamenti. Questo qua è il ragazzo a cui ho reagito prima. Ok, salutone. E invece questa ragazza qua che vediamo qui a destra è Kate, a cui mando anche lei un saluto. Adesso andiamo a farci qualche game insieme. Tra l'altro ci prendiamo i doppi star drop, anche già che ci siamo. Direi che possiamo andare in Brawl Ball, così senza stare a fare tanti ragionamenti. Va benissimo così. Spero che non mi castighi il delay e soprattutto spero di riuscire a giocare ai loro livelli, perché loro sono già un po' più altini. Però in teoria il mio Colt comunque è all'8, no, è il 9 anzi, quindi non è il massimo della vita. Però dai, dall'altra parte non dovrebbero esserci dei player troppo forti, Cerchiamo di avere un attimo di pazienza. Beh, non stanno giocando per niente male dall'altra parte. Aia, ragazzi, mi hanno distrutto. La skin è veramente molto bella. La skin è veramente, veramente molto bella. Allora, proviamo ad andare un attimino a togliere questa situazione.
cerchiamo di fare una rottura qua così. Ok. E se riesco faccio anche un'altra rottura. Non è facilissimo. Aiuto quel colt. I livelli si sentono, ragazzi. I livelli si sentono veramente tanto qua. Vediamo se riusciamo ad andare a difendere. Niente. Ok. Allora, non è una partita semplice. Ci sta. Rientro subito. Bellissima la ulti della Ems. Cerco di ricaricarmi. Ha pure l'hyper quello lì. Mannaggia, raga. Ha pure l'hyper. Attenzione, vabbè, Keita ha fatto la giocata, matta, ok, perfetto. Andiamo a togliere anche il bull, no, solamente rotto. Attenzione al Buzz che si aggancia proprio subdolo. E qua da gestire la situazione non è facile, Keita in mezzo, troppa gente. Ma che bella è l'animazione anche di respawn, ma impazzisco. Ma cosa sto vedendo, ragazzi? Ok, rompiamo qua tranquillamente. Ok, così il Buzz non se ne approfitta di quello spazietto. Ok, è veramente difficile, ragazzi. Attenzione, rischiata. Buttiamola in mid. Però che bello finalmente fare una partita un po' più di alto livello, ragazzi. Ok, per andare a togliere il Colt, sì. Tolto? No. Non ci credo, raga. Il delay sul colpo comunque si fa sentire parecchio, eh. Il delay sul colpo si fa sentire parecchio a questi livelli. Attenzione al Buzz, ce lo andiamo a hittare. Ho rotto anche il muretto centrale. Non so quanto ci possa stare come cosa. Faccio un'altra rottura qua così. Cerco di andarmi a prendere il bull. Va bene. E qua l'azione della vita, ragazzi. Qua l'azione della vita. E c'è il gol. Ragazzi, facciamo il comeback. Forza. Let's go. Forza, forza. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ricarichiamoci con calma. Attenzione al Colt. Se mi tocca mi fa 7-20 comunque a hit, ragazzi. È tanto, 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 raga. È tanto, tanto, tanto. Buttiamola su così. Facciamo una ulti veramente terribile. Ok. Guarda che comunque me la giochicchio anche col Colt all'11, eh. Bello, ho tolto il... Mamma mia, ho battuto il Colt. Bella. Forza, forza, forza. No, la paro per un pelo. Peccato, raga, peccato, peccato. Quante coppe stanno loro? 610 e 442. Vabbè, non è un problema, non è un problema. Si gioca, si gioca. Mi permetterete qualche loss? Sono, tipo, molto, molto più in alto rispetto al solito. Comunque, ragazzi, guardate quanto è ingombrante. È una roba veramente pazzesca. Quello di sopra con Coletta, l'avatar del primo anno di gioco su Brawl Star Cina. Complimenti. È uno che gioca da parecchio tempo. Attenzione qua. Attenzione. Albo, ok. Andiamo a togliere la situation qua così. Facciamo una rottura che mi apre bene il campo. E direi che qua una robetta del genere. No, non... il delay di nuovo mi ha fregato qua, ragazzi. Non so neanche io se piazzare magari la palla là e provare a togliermi pian piano. Faccio una volcatina. Tac, perfetto. Attenzione, attenzione. Il bo comunque anche lui semi-hitta, ragazzi. Si fa sentire, eh. Si fa sentire assai. Rompiamo tutto. Facciamo una rottura tattica lì così. E let's go. Ah, voleva tipo... voleva fare tipo un rimbalzino, credo. Non ho capito, sincero. Ok, forse riusciamo a salire sulla destra. Il Feng comunque, ragazzi, è devastante. Il Feng è veramente devastante. Anche se il loro meta è leggermente diverso dal nostro. C'è veramente poco poco da dire, ragazzi. Kate tira e ci regala il gol. No. Al bacio. Ok, star droppino doppio. Quindi ci becchiamo un raro. Ok. E ci becchiamo un... vediamo un po'. Punti energia. E un altro raro. Cosa c'era da aspettarsi. Ok, a questo punto, ragazzi, ho scritto un messaggio a Kate sperando che io mi sia riuscito a esprimere in un linguaggio comprensibile. Vediamo un po'. Pa-pa-pam, sorpresa. Ragazzi, qua ci diamo da fare in questo video. Ha pure stu, raga. Ma guarda che roba. Guarda che roba. Ma cos'è? Proviamo a giocare anche con stu. Ovviamente su questa skin ho già realizzato un video riguardo, che è questo. Andatelo a recuperare, ragazzi. Ok, allora vediamo un po' com'è la situazione. C'è un bull da gestire. Ok, bella per la Bibi. Rompiamo qua. Pulito. Tolta la Bibi. Diamoci il bull. Andiamoci anche a fare una bella doppia. Let's go. Vai così. Vai, passeggino tattico. Ok, facciamo ancora una rottura qua così. Zac. Guarda che cosa sto skillando, ragazzi. Ci stiamo facendo riconoscere anche in Cina, ragazzi. Attenzione. Naggia la miseria. Pazzo, eh. Pazzo sgravo proprio. Vabbè. Scusatemi. Facciamo un emoji, così facciamo subito capire a tutti la situazione qua. In mano chi è? Le skin ce le avete voi, va bene, ma le skill ce le ho io, per favore. Bene, bene. Ok, nel frattempo, altro star droppino. Eccolo qua, doppio sempre. Raro. E raro.
Va bene, ok, oggi non facciamo il video star drop opening, ho capito. 2000 coppie ho fatto tra l'altro nel frattempo. E tra l'altro sblocco Dynamite, vabbè, ma di questo ne parlerò poi in un altro video, perché Dynamite già ce l'ho, ma vabbè. E rieccolo che ha rimesso Ems. Io ringrazio ancora questi due ragazzi, specialmente Kate, non pensavo di avere delle persone che mi conoscevano anche in Cina, ragazzi, mi ha fatto un sacco piacere. Tra l'altro mi ha fatto sapere che è tifosa dei Totem anche, oltretutto. Vi porterò sicuramente altri contenuti con loro, noi ci becchiamo alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti e ciao belli!